Lo schema da creare, seguendo il metodo studiare diritto facile, ti impone di rispettare due principi. Il primo principio è quello di atomizzazione, secondo cui dovrai prendere i contenuti all'interno del tuo paragrafo, destrutturarli e andarli ad inserire in delle categorie del diritto che abbiamo già visto. Categorie che, come ti ho già detto, dovranno essere quelle che ti ho dato, evitando di ridurle troppo, quindi di eliminarne alcune che potrebbero sembrarti inutili, ma allo stesso tempo evitando di andarne ad aggiungere ulteriormente, in quanto l'obiettivo è quello di trovare un punto di pareggio tra una semplificazione e quella che è invece un'eccessiva banalizzazione. Il secondo caposaldo della creazione di uno schema con il metodo studiare diritto facile è il principio di gerarchia. Ora, gerarchia che cosa vuol dire? Beh, molto semplicemente che il faraone sta in cima alla piramide e alla base ci stanno tutti quanti gli schiavi. In altri termini, chi è più importante viene prima o sta sopra, tutti quanti gli altri che sono il signori nessuno, che sono meno importanti, vengono dopo e stanno sotto. Ora, a questo proposito, ancora una volta il punto è: quali sono le informazioni più importanti da inserire nello schema? In parte lo abbiamo già visto, abbiamo detto chiaramente che la prima cosa da cercare è individuare chiaramente l'istituto. Qualunque sia l'evenienza, tu individua l'istituto e crea lo schema attorno a quell'istituto, come se l'istituto fosse le radici piuttosto che il tronco dell'albero dei contenuti che andrai poi a creare attorno. Successivamente trova la definizione e la regola di funzionamento o le regole di funzionamento se ve ne è più di una. La resa grafica dello schema con il metodo studiare diritto facile può essere duplice. Da un lato potresti scegliere lo schema lineare. Lo schema lineare che io propongo, da un lato, come vedi a sinistra, in un carattere più grande, magari in maiuscolo, andiamo a scrivere il nome dell'istituto, quello che abbiamo individuato. Sotto al nome dell'istituto, se l'abbiamo trovata, se non è tautologico metterla, se non è discussa, andremo a scrivere la definizione dell'istituto. Poi, una volta che hai dato la definizione, ti sposterai a destra e inizierai una a una a individuare le varie categorie che riguardano quell'istituto, secondo il criterio che abbiamo detto. Tendenzialmente la cosa più importante da dire sarà la regola di funzionamento, ma questo non è sempre così. In alcuni casi, per esempio, potrebbe essere fondamentale dover esprimere una condizione essenziale perché quell'istituto possa esistere o perché si possa applicare la successiva regola di funzionamento. Quindi, di volta in volta andrai a precisare qual è la categoria che ti interessa analizzare. Può accadere che, immaginiamo, come accade in questo schema, che stai elencando una delle condizioni essenziali perché possa operare questo istituto e elenchi tre condizioni come accade qui nel primo caso. La prima condizione la scrivi, non dà problemi, la seconda condizione la scrivi, nella terza condizione ti rendi conto che il manuale fornisce una definizione. Allora, in quel caso, siccome si tratta di un contenuto secondario e più specifico, ti sposterai leggermente verso destra, utilizzerai il simbolo di uguale e andrai a dare la definizione della condizione. E procederai in questo modo in tutti i casi in cui devi andare a specificare ulteriormente il tuo contenuto, quindi spostandoti sempre più verso destra come se si trattasse di una cascata. In alternativa puoi scegliere le mappe concettuali. Le mappe concettuali sono tornate abbastanza in auge in questo periodo e soprattutto per coloro che hanno seguito dei corsi di mnemotecniche possono essere degli strumenti agevolmente utilizzabili. Come si crea la mappa concettuale? Beh, è forse più semplice e più intuitivo di quanto non sia creare uno schema lineare. Nella mappa abbiamo l'istituto che viene posizionato al centro, mentre tutte quante le categorie che vanno a fornire maggiori informazioni su quell'istituto vengono posizionate, partendo dal quadrante in alto a destra, in senso orario. In questo caso, si partirà dalla definizione, se c'è, se è possibile trovarla, e poi da ogni ulteriore categoria che rinveniamo.
Anche qui è evidente che la struttura mappa ti permette di mettere molto bene in luce l'esistenza di una gerarchia o comunque di sottolineare che ci sono dei contenuti più importanti, più generali e dei contenuti secondari o più specifici. I contenuti più importanti verranno messi nei bracci primari, quindi quelli strettamente connessi all'istituto, mentre i contenuti secondari verranno messi in dei bracci secondari o terziari o ulteriori se necessario. Per quanto mi riguarda, io utilizzo sempre lo schema lineare, non perché io abbia una avversione particolare nei confronti delle mappe concettuali, la cui utilità e bontà non metto in dubbio, ma per delle ragioni pratiche, secondo cui a me viene meglio fare lo schema lineare. Ti posso anche dire molto banalmente quali sono queste ragioni pratiche. Da un lato perché mi mette ansia il fatto di sapere che devo stare tutto all'interno di una pagina, quindi preferisco avere uno schema lineare che se voglio fare uno schema di 20 pagine sono libera di farlo. In secondo luogo perché utilizzo dei programmi per cui è molto più semplice la resa dello schema lineare, ancora quando lavoro per le case editrici, per l'editoria tradizionale è molto più facile accettare un'impostazione lineare che non l'impostazione della mappa concettuale, che è sicuramente più innovativa, più sconvolgente per l'editoria tradizionale. Un'altra precisazione a livello operativo è dovuta all'utilizzare la carta e la penna piuttosto che utilizzare il computer. Anche qui dipende molto che strumenti hai per le mani. Se devi schematizzare a computer e hai a disposizione soltanto Word, potrebbe essere piuttosto fastidioso dover fare uno schema a computer con Word, a meno che tu non sia molto pratico di tutte le funzioni di Word. Più facile è se tu sai utilizzare dei programmi professionali, come ad esempio InDesign per l'impaginazione editoriale. Poi, se non sai usare il computer o comunque non ti va di usarlo, va da sé che gli schemi cartacei sono comunque praticissimi e io veramente alla fine ho quasi sempre finito per fare schemi cartacei piuttosto che utilizzare il computer.